Ehi ragazzuoli, siete qui? Benvenuti a questo nuovo video. Oggi non andremo a vedere quello che stavo facendo qua, ma lo vedremo presto. Questo sarà il progettino sala giochi, ma andremo a vedere un dilemma che molti hanno, ovvero è meglio il gaming, quindi avere un PC per il gaming, o avere un PC per editing e per lavorare. Oppure esiste un compromesso per avere tutte e due le cose. Infatti oggi sarà un'altra puntata della guerra dei core. Andremo a analizzare la differenza fra un processore Xeon a 6 core, ma con frequenza molto più alta, contro un processore Xeon a 8 core, ma con frequenza più bassa. E andremo a vedere la differenza fra questi due processori. Tutto questo, ovviamente, dopo la sigla. Finalmente, dopo quasi un mese e mezzo, è arrivato questo nuovo video. Ovviamente mi scuso perché praticamente sì, i video escono uno ogni mese o a volte ogni 2 mesi, ma perché purtroppo non avendo un'attrezzatura adeguata, fare i video con una determinata qualità a volte magari ti frena, perché magari vuoi fare determinate cose ma non puoi realizzarle con l'attrezzatura che hai a disposizione in questo momento. Infatti, se volete o per chi vuole, sotto vi è il link per le donazioni, per chi vuole magari donare, per chi vuole contribuire all'aiuto e allo sviluppo di questo canale, perché sappiamo tutti che i canali più piccoli hanno bisogno di più di aiuto, ovviamente per le persone che credono in quel determinato soggetto, a differenza di magari youtuber molto più grossi, youtuber che fanno grossi numeri, che già con le visualizzazioni hanno il loro introito. Si possono permettere attrezzature più costose, attrezzature comunque con una qualità superiore rispetto a un piccolo youtuber che magari questa opportunità non ce l'ha e quindi deve sostenere il canale con le proprie spese. Quindi, se volete, potete sostenere il canale con delle donazioni, praticamente vi lascio il link per la donazione PayPal. E ovviamente tutte le persone che avranno contribuito e avranno aiutato, avranno creduto nel mio lavoro, potranno essere ringraziate ovviamente in un video o personalmente. Ma bando alle ciance, continuiamo con questo video. Ora, la prima cosa da fare sarà quella di smontare il vecchio processore, il vecchio Xeon 2650, che ricordo per chi magari non ha visto il video precedente, era un processore a 8 core 16 thread, con una frequenza base di 2,4 GHz e una frequenza di boost di 2,8 GHz, ma che purtroppo, non essendo un processore con il moltiplicatore sbloccato, non si poteva diciamo, dare un clock stabile al processore, quindi farlo andare o a 2,8 GHz o a farlo andare a 3 o comunque dare qualsiasi altro clock. Il clock veniva gestito dall'opzione di turbo boost del processore, che però diciamo anche nei momenti in cui c'era bisogno di più frequenza come nei giochi non veniva sfruttato al massimo. Quindi, come detto prima, andremo a smontare questo processore e lo andremo a sostituire con un processore Xeon 1650 V2. Come vedremo tra poco, il 1650 V2 è un processore con 6 core e 12 thread, ma che ha una frequenza di base di 3,5 GHz e una frequenza di boost, quindi turbo boost, di 3,9 GHz. Ma a differenza del 2650 ha il moltiplicatore sbloccato, quindi cosa vuol dire? Che possiamo gestire la frequenza di clock noi, quindi possiamo anche fare un overclock, ed è quello che andremo a fare subito dopo lo smontaggio.
Allora, la prima cosa che andremo a fare dopo l'installazione del processore è ovviamente andare nel BIOS e sistemare alcune opzioni della CPU, come appunto la frequenza, grazie appunto lo sto dicendo anche troppe volte appunto, grazie alle opzioni che questo tipo di CPU avrà già sbloccate. Quindi andremo nelle impostazioni CPU, andremo nel power management della CPU, dove praticamente in questo caso, in questa CPU, avremo queste opzioni sbloccate, ovvero il moltiplicatore. Nella versione 2650 queste opzioni non apparivano, quindi non si poteva praticamente gestire la frequenza di clock in modo manuale. Ma in questo caso, appunto, potremo andare a gestire noi la frequenza di clock del processore. Ora ovviamente farò diversi test, prima partendo da 4,2 GHz del processore. Alcuni youtuber russi sono riusciti a portare questo processore a circa 4,5 GHz, ma con schede madri che diciamo molto più di marche molto più blasonate, schede madri della Gigabyte o dell'Asus, che comunque costano tra i 250 e i 300 euro. Io in questo caso sto usando una X79 cinese, la versione ZD3, che comunque tra le versioni diciamo cinesi è la migliore. Quindi andremo ora a decidere noi il clock di questa CPU. Io partirei ovviamente con 40, che sarebbero praticamente i 4 GHz. Ovviamente sarà moltiplicata il clock base di 100 Hz per 40, quindi avremo il 4 GHz su tutti e 6 i clock. Andremo anche ad impostare alcune opzioni come le performance, l'energy performance, mettendolo su performance in modo che tenga sempre stabile questa frequenza, quindi andando anche a aggiustare alcuni wattaggi in modo da avere una gestione più improntata appunto per le performance di questa CPU, a differenza dell'impostazione balance, che a volte abbassa le frequenze proprio nei momenti in cui non vi è bisogno. Ma noi in questo caso, essendo che stiamo facendo un overclock, lo faremo in modo tale che i 4 GHz saranno sempre costanti. Ovviamente usciamo dall'opzione e le salviamo e vediamo, iniziamo a fare alcuni test. E ora la prima cosa da fare sarà andare a controllare ovviamente le caratteristiche del nostro processore, utilizzando CPU D o CPU Z, che praticamente è la stessa cosa. Andremo a vedere le caratteristiche del nostro 1650 V2. La versione V2 ovviamente rispetto alla versione V1 e rispetto anche all'Xeon 2650 ha un processo costruttivo più basso, passa dai 32 nanometri che aveva nella versione V1 ai 22 nanometri della versione V2. Questo vuol dire che le temperature saranno più basse, perché ovviamente il processo produttivo più basso farà dette in modo molto semplice, farà scaldare meno la CPU durante le opzioni di overclock. Come vediamo nella parte inferiore, dove parla appunto del moltiplicatore, quindi del nostro overclock che abbiamo fatto prima, abbiamo un moltiplicatore a 40 e una frequenza di 4 GHz rispetto a quello iniziale, che era di 3,5 GHz. Vedremo anche la memoria, che in questo caso sto utilizzando una memoria quad channel rispetto a le classiche configurazioni che possiamo vedere su Ryzen o comunque su Intel di ottava, nona o decima di generazione, che utilizzano il dual channel.
E con queste caratteristiche che avete appena visto, andiamo a fare un test. Il primo test è praticamente il più semplice che si può fare è quello di Cinebench, per vedere la differenza fra il vecchio processore e questo nuovo. Apriamoci anche HV Monitor per vedere le frequenze, per vedere le temperature e per vedere a che percentuale viene analizzata la CPU. E avviamo il nostro test. Come possiamo vedere, i risultati del test si aggirano intorno ai 1000. Ho fatto un test anche prima, quindi per vedere i risultati, diciamo, per non dare un solo test. E praticamente il punteggio si aggira con una media di 1000 rispetto al 2650, che nonostante avesse 8 core, il suo punteggio si aggirava intorno ai 700-750. Anche le temperature, come abbiamo visto, rimangono praticamente bassissime, non superano i 60 gradi, restano, diciamo, su quella media. Anche abbiamo visto che il processore ha lavorato al 100%, anche se non per un periodo prolungato, con frequenze di 4 GHz. Il processore è molto stabile, le frequenze ovviamente sono sempre stabili a 4 GHz, non si abbassano, non si alzano, rimangono perfettamente quelle che avevamo prestabilito prima, e le temperature sono ottime. Quindi già con questo piccolo test abbiamo visto che un processore, un 1650 V2 con una frequenza più alta ma con due core in meno, avrà prestazioni nettamente più alte. Ma ora vi lascio a qualche piccolo test, che è quello che praticamente state aspettando tutti, il test in gaming, per vedere la differenza fra un processore con più core ma frequenza più bassa rispetto a un processore con meno core ma frequenze molto molto più alte. Piccola precisazione, ho visto che durante i test, durante la registrazione dei test, c'erano alcuni FPS un pochettino falsati, ovvero quando ho registrato con OBS i test fatti sul 2650, avevo messo alcune opzioni per, diciamo, appesantire meno il processore e avere una qualità però di registrazione un pochettino più scarsa. Sul 1650 ho aumentato queste piccole caratteristiche di OBS per dare più qualità alla registrazione, però incidono un pochettino sugli FPS. Infatti gli FPS reali fatti, diciamo, con OBS spento, chiuso, sono di circa 4-5 FPS in più. Quindi vi lascio uno screen di un test fatto con OBS chiuso. Detto questo, nei futuri test aggiungete che 4-5 FPS in più. E ora ritorniamo al video.
Une fois dedans, il n'y a que deux solutions. La mort ou la survie. Moment mal. Ho sentito che stai truccando la tua auto. Sì. Significa che fai sul serio. Non sarei qui altrimenti. Sai, se vuoi accedere alla League, avrai bisogno di un aiuto. Da quello che ho sentito anche tu. È di questo che volevo parlarti. Ho pensato che potremmo aiutarci a vicenda, formare una crew. Oppure hai qualche idea migliore? Parecchia, a dire il vero. Stronzate! Dai, cosa mi dici? Dico che ci sto. Bene! Ok, se vogliamo scalare la vetta della League, dobbiamo gareggiare contro un'altra crew. Ti ricordi di Kenny? Quel capone che ho incontrato la prima sera? È ora di battere la sua crew, gli Speed Boys! Userò la mia influenza come posso, ma tu devi dimostrare di saper correre. Guadagnati un invito, poi penseremo al resto. Gemma ha detto che i lanciatori sono vicini alla cima della torre. Già, andiamo lassù e colpiamo! Oh!
E rieccoci, abbiamo visto le potenzialità di questo processore, l'avete visto anche voi dal BIOS, abbiamo potuto overclockare ancora di più il processore, dai 3,5 GHz iniziali li abbiamo portati a 4 GHz, inizialmente li avevo portati a 4,2, ma praticamente il sistema non era stabilissimo, li ho abbassati a 4,1 e ancora sì, si poteva giocare, ma a un certo punto dopo qualche ora inizia a dare qualche segno di instabilità. La frequenza perfetta per questo sistema, per questa build con questo tipo di scheda madre, che ripeto è la X679 ZD3 della Wanhanzi, comunque una marca cinese, ma comunque una delle marche con una X79 più stabili che ci esistono sul mercato. Abbiamo visto che a 4,2 GHz praticamente il sistema è stabilissimo. Nei videogiochi, nei test che avrete visto, sicuramente abbiamo una differenza di circa 20 fps rispetto a prima, quindi la frequenza in più rispetto all'Oxygen 2650 si vede e si fa sentire notevolmente nei videogiochi. Questo nei videogiochi in cui la frequenza, diciamo, incide di più sulle prestazioni. In alcuni videogiochi, magari come Wolfenstein o come The Witcher, abbiamo visto che la differenza era pochissimo, quasi, quasi nulla, ma in altri giochi come Fortnite, come appunto Need for Speed Heat, la differenza era notevole, o anche con Far Cry 5 nel suo benchmark. La differenza era di quasi 20 fps, quindi abbiamo sfruttato al massimo la RX 580 senza nessun tipo di bottleneck, cosa che succedeva con invece il 2650, che a un certo punto il processore non riusciva a gestire, anche se non potentissima, la RX 580 non la riusciva a gestire al meglio. In questo caso l'Oxygen 1650 è riuscito a sfruttare al massimo le potenzialità di questa scheda video. Ma anche in editing, praticamente ho rieditato un vecchio video, ho visto che praticamente le prestazioni con un 8-core era quasi nulla la differenza, riusciva a renderizzare il video quasi diciamo, al tempo stesso del video, ovvero se il video durava 15 minuti, riusciva a renderizzare il video in 15-16 minuti, cosa che dovrebbe essere così per tutti i processori. Ma un'altra cosa che mi ha stupito è la velocità del mio NVMe, della mia SSD NVMe. Io utilizzo un 970 Evo. Praticamente con il vecchio processore si fermava la velocità di lettura a circa 2000. In questo caso invece con l'Oxygen 1650 è riuscito ad arrivare alle velocità di lettura e scrittura che avevo nella mia vecchia build, quindi nella build con un processore con un Intel G4560. Quindi diciamo che con questo processore anche le velocità di lettura e di scrittura degli SSD NVMe ne risentono ovviamente positivamente. Cos'altro dire? Ovviamente nel titolo l'avete letto, abbiamo quasi le stesse prestazioni di un R5, di un Ryzen 5 2006. Ovviamente non è precisamente lo stesso, diciamo, non abbiamo le stesse prestazioni, non abbiamo le stesse caratteristiche dei due processori, però le prestazioni, parlando del gaming, sono quasi simili. Vi ho postato qualche piccola clip di alcuni youtuber che avevano a disposizione Ryzen 5 2006 e hanno potuto fare questo test. Abbiamo visto che la differenza praticamente era poca, del 5%, non di più. Però, a differenza del Ryzen 5, questo processore lo possiamo trovare alla metà del prezzo. Infatti questo l'ho preso a circa 72-74 € su eBay da un utente inglese. Questo particolare processore era montato su un Mac Pro del 2013, quindi era montato su una macchina fatta non per il gaming, ma fatta per, sappiamo bene, fatta per la produttività, per l'uso lavorativo.
ma nel gaming si è comportato benissimo. Alla metà del prezzo abbiamo delle prestazioni incredibili. Che cos'altro dire? È una build che se tiriamo le somme costa pochissimo rispetto a una build fatta con un Ryzen 5, che in quel caso abbiamo bisogno non più delle DDR3 che monto io, ma abbiamo bisogno delle DDR4 che hanno un costo superiore rispetto a queste. Per chi non ha visto il video precedente, questa è DDR3 da 32 giga, ovviamente versione SSD, quelle fatte per appunto per i server, e ho pagato 42 euro. Con 42 euro sicuramente non si troveranno delle DDR4 32 giga di DDR4, ma potremo al massimo prendere 8 giga con 40 euro. Se compariamo le due spese, praticamente alla metà del prezzo avremo una build con prestazioni molto 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 simile. Avremo praticamente la differenza fra i due di circa 5-8% di prestazioni. E facendo un paragone fra il rapporto qualità-prezzo, ovviamente con questa build il rapporto qualità-prezzo è imbattibile. In descrizione vi lascio tutti i componenti che ovviamente che ho usato. Se alcuni li riesco a trovare, vi lascio i link Amazon, che ovviamente su Amazon avete le garanzie Amazon, quindi se un prodotto non vi piace, una scheda madre non vi piace, la potete rimandare indietro rispetto ad AliExpress, che magari ci vorrà molto ma molto più tempo. E se volete la potete praticamente rifare anche voi, magari spendendo meno per il case, che praticamente solo il case costa quanto la scheda madre e processore, e quindi andando a risparmiare ancora di più. Se avete qualche domanda su questa build, se avete domande in generale sulle build o magari sul mondo degli Xeon, che ovviamente costano pochissimo e rendono tantissimo, potete tranquillamente farle qui sotto nei commenti, oppure contattarmi direttamente sul profilo Instagram e seguirmi se volete sul profilo Instagram, in modo che la comunicazione sarà molto più diretta e molto più veloce. Ovviamente vi ringrazio per aver visto questo video. Se volete lasciate un like, che sicuramente sarà di aiuto, e iscrivetevi al canale per altri contenuti, magari per il prossimo contenuto che sarà il progetto Sala Giochi. Per questo video era tutto, e ci rivedremo ad un prossimo video.